anche con altre iniziative. Cerimonia alla sala consigliare della Comune per la consegna di 12 borse di studio ad altrettanti studenti dell'Istituto Agrario Cuppari di Alanno, al loro primo anno dopo essersi brillantemente diplomati alla scuola secondaria di primo grado, iniziativa promossa e finanziata dall'amministrazione comunale. Oggi è una giornata particolare, l'amministrazione comunale di Alanno ha voluto effettuare un'iniziativa di promozione, diciamo, della scuola e soprattutto di supporto e di sostegno all'ITAS Cuppari di Alanno, premiando i ragazzi che si iscrivono nel nostro istituto. Quindi la premiazione in realtà è diretta non ai ragazzi che sono in procinto di diplomarsi o già diplomati, ma ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado che al termine dello scorso anno scolastico si sono iscritti da noi e che hanno ottenuto una votazione abbastanza significativa al termine dell'esame di Stato del primo ciclo. Questa iniziativa chiaramente è un'iniziativa di supporto a tutta l'istituzione scolastica, ma vuole essere anche l'occasione per premiare il merito di studenti che iscrivendosi nel nostro istituto hanno comunque creduto nella scuola che si sono approcciati ad avviare. Sono ragazzi che noi speriamo di poter coltivare, che quindi vengono già con delle buone potenzialità e che pensano sicuramente di poterli affinare, di ampliare il loro bagaglio di conoscenze, e speriamo di poterli appunto coltivare e facendo di loro non solo degli ottimi studenti ma anche delle persone e assicurando una formazione a 360 gradi. Il nostro auspicio e che il loro merito possa quindi continuare a perpetrarsi nel tempo per conseguire poi il diploma sempre con esiti elevati. E l'iniziativa dell'amministrazione è assolutamente encomiabile, perché un'amministrazione che decide di mettere a disposizione un budget a questo scopo sinceramente non è facile trovarla, e quindi l'iniziativa è assolutamente valida, speriamo di poterla ripetere anche per l'anno corrente. Certamente i ragazzi che si iscrivono a questa scuola lo fanno inizialmente perché e fondamentalmente perché lo sentono nel cuore, perché non è una scuola comune, non è una scuola che può piacere a tutti, è una scuola piuttosto impegnativa, ma che li avvia verso un percorso abbastanza particolare. Bisogna crederci, e se chi ci crede ha anche una marcia in più, siamo ben felici, insomma, di accoglierli. Un percorso particolare anche perché, insomma, rispetto al contesto storico ed economico che stiamo vivendo, c'è un po' la riscoperta di determinate così attività, non solo per quanto riguarda l'agricoltura in genere, ma anche per i futuri agronomi, no? Sì, questo sicuramente. La scuola di oggi è diversa da quella di un tempo. Sicuramente però è una scuola che affonda nelle radici della tradizione, uno spirito di innovazione fortissimo che vuole rendere comunque gli studenti consapevoli non soltanto di ciò che si produce, ma ovviamente poi di ciò che si va a mangiare, e non solo. Bisogna fronteggiare una serie di situazioni, a cominciare da fatti climatici che sono continui, repentini e nuovi per molti aspetti, e che determinano osservazioni della natura da un altro punto di vista, per cui loro per primi devono essere consapevoli di ciò, e speriamo di poter fare di loro dei tecnici esperti che, oltre ad andare in campo, oltre a riconoscere le patologie delle piante, oltre a saper cosa seminare e cosa produrre, devono imparare a guardare anche oltre in base a quelle che sono le situazioni contingenti che purtroppo quotidianamente stiamo vivendo. Questo per quanto riguarda l'aspetto salutistico, ma anche l'aspetto naturalistico ed ambientale. D'altra parte il capitale naturale di cui noi siamo in possesso è un capitale assolutamente importante, e spesso c'è scarsa consapevolezza di ciò, ma dobbiamo essere tutti consapevoli che il mondo che abbiamo lo abbiamo avuto sì in eredità dai nostri padri, ma lo dobbiamo lasciare anche ai nostri figli. Loro sono i più vicini a noi, ma saranno anche loro padri di altri figli. Siamo ancora in tempo forse per cambiare qualcosa, e loro devono essere protagonisti in questo senso. In conclusione facciamo un po' il quadro di quella che è l'Istituto Agrario di Alanno, quanti iscritti, e insomma cerchiamo di fare una fotografia di questo istituto. Allora,
dopo un lungo periodo di difficoltà nelle iscrizioni e negli scorsi anni c'è stata in effetti ultimamente una ripresa, perché c'è stata una nuova attenzione al mondo dell'agricoltura in genere. Adesso gli iscritti proprio della sezione che riguarda l'ITAS, Cuppari, è di circa 250 unità. Sono attivi tutti e tre gli indirizzi che il percorso di studi consente di seguire, vale a dire il percorso di produzione e trasformazione dei prodotti, quello di gestione dell'ambiente e del territorio e quello di viticoltura ed enologia. Quindi diciamo c'è tutto il ventaglio degli indirizzi che la scuola può offrire e che può offrire sia ai ragazzi di questo territorio sia ai ragazzi che vengono da fuori provincia e che possono usufruire del convitto, perché anche questa, la presenza del convitto è un elemento in più che consente alle famiglie di tanti ragazzi di poterli affidare comunque alla scuola, è una struttura parallela alla scuola e dando loro la possibilità di frequentare l'istituto. Un gesto di grande sensibilità da parte dell'amministrazione comunale di Alanno, questa iniziativa delle borse di studio agli studenti dell'istituto agrario, sindaco Scarpezzi, anche un po' a testimonianza del fatto che Alanno è ben consapevole del grande prestigio che ha questo istituto non solo per questo territorio ma anche un po' per tutta la provincia. Sì, in effetti è così, questo è un istituto storico per Alanno e che dà anche lavoro a molti alannesi, quindi noi su questo istituto ci stiamo puntando, ci stiamo lavorando e facciamo del tutto per incrementare anche le iscrizioni, e questo oltre al merito è anche un motivo per aiutare le iscrizioni su questa scuola che, favorendo con un piccolo contributo, ma comunque è significativo, visto che i ragazzi che stanno qui in conflitto hanno una retta annuale, questo è quasi il 50% della retta annuale, quindi potrebbe essere d'aiuto a tanti ragazzi che vogliono iscriversi qui all'Istituto Tecnico Agrario di Alanno. Quindi 12 borse di studio a ragazzi che si sono ben distinti nella scuola secondaria. Sì, sono 12 borse di studio tra i ragazzi più meritevoli che hanno portato una media più alta di voto sulla scuola media, quindi sono venuti qui ad Alanno e meritano di essere premiati in qualche modo. Un finanziamento totale di quanto? Sono 3.500 euro quest'anno. Questo abbiamo dovuto, purtroppo sono parecchi ragazzi con la media alta, quindi abbiamo dovuto dividere qualche somma, se no noi avevamo deciso che sono 500 euro ciascuno. Ecco, questa è solo una delle tante iniziative del Comune di Alanno a supporto di questo istituto. Sì, è vero, noi con questa scuola stiamo lavorando da diverso tempo, da qualche anno, da quanto si è insediata questa amministrazione, ma anche la precedente, devo dire, per cercare di sponsorizzarla il più possibile. Mettiamo a disposizione tutte le nostre forze, anche economiche, per cercare che, visto che un istituto superiore nel settore agricolo, che è l'unico nella provincia di Pescara, ma penso che forse anche in Abruzzo c'è uno solo nella provincia di Chieti, e qui arrivano ragazzi della Marsica, del Nototerra Pescavese, dalla zona Vestina, e abbiamo solo qualche problema di viabilità, quindi di collegamento con gli autobus, ma cerchiamo di risolvere anche questo. E noi questo istituto cercheremo in tutti i modi di portarlo avanti e di salvaguardare questa scuola che è veramente importante. Gli fa eco il presidente della provincia di Pescara, Antonio Zaffiri, che nel sottolineare la bontà dell'iniziativa aggiunge: è un istituto particolare, comunque è storico, perché oltre i 150 anni dalla sua fondazione inizio, ma è importante perché si occupa di agricoltura ed è l'unico istituto della provincia di Pescara che si occupa di questo, ma soprattutto è importante perché oggi i ragazzi devono ritornare ad interessarsi di agricoltura. Ecco, borse di studio per ragazzi che si sono ben distinti alle scuole medie e che insomma si vedono a questo punto, grazie a questa borsa di studio, metà retta pagata per quanto riguarda il convitto. Ecco, anche questo concetto del convitto è molto importante. Certo, onore al comune di Alanno per questa iniziativa importante, perché sotto due profili: uno, perché il ragazzo che merita deve essere stimolato e premiato proprio perché deve avere sempre di più lo stimolo per andare avanti, e la seconda perché comunque è un incentivo per attirare i ragazzi all'iscrizione a supporto soprattutto delle famiglie che comunque devono sostenere il convitto per questa scuola. Quindi è un'iniziativa importante, e quando il sindaco mi ha invitato ho colto subito l'occasione per venire e onorare questa giornata.
Sappiamo tutti delle problematiche inerenti alle amministrazioni provinciali, però sappiamo anche bene delle competenze che l'amministrazione provinciale ha per quanto riguarda l'edilizia scolastica. Su questo istituto comunque la provincia è attenta. Certo, noi siamo attenti non solo su questo istituto, ma su tutti gli istituti, perché ovviamente ogni scuola è importante per quelle di competenza della provincia, mi riferisco, tutte le scuole sono importanti. Noi abbiamo una doppia competenza sulle scuole, e quella delle strutture, quindi sotto il profilo di sicurezza, e stiamo già attenzionando e stiamo già valutando tutti gli aspetti. In un mese abbiamo fatto proprio, diciamo, uno screening di tutta la situazione, dove intervenire, come intervenire in maniera magari più urgente, meno urgente sotto i profili di sicurezza. L'altra competenza è quella del dimensionamento scolastico, e anche lì stiamo lavorando a 360 gradi, coinvolgendo tutti diciamo, i portatori di interessi, dai presidi, dalle associazioni, dai sindacati, e l'ufficio provinciale scolastico e anche l'ufficio regionale. Abbiamo già intenzione, già abbiamo detto che comunque non è che abbiamo intenzione, è una cosa che si farà dal 1 di gennaio prossimo del 2019, si istituirà un tavolo tecnico permanente dove quelle che ho citato adesso faranno parte, in maniera per arrivare sempre all'ottimizzazione del piano scuola. Quindi stiamo dando questa attenzione, perché tutti dobbiamo essere consapevoli di tutte le problematiche che ci sono. Sentivo poc'anzi che il sindaco giustamente ha detto che ha qualche difficoltà per il trasporto, per il collegamento. In questo tavolo vogliamo coinvolgere anche TUA, perché deve essere coinvolta TUA per tutte le scuole che sono dislocate sul nostro territorio, vedi Popoli, vedi Penne, vedi Alanno, scuole che sono molto molto importanti sulla nostra provincia, però devono essere attenzionate con un trasporto per facilitare ai ragazzi la mobilità. Ed ora voce ai ragazzi premiati. Perché hai scelto l'istituto agrario? Ah, perché mi piace l'agricoltura ed era una scuola che mi appassiona, perché l'agricoltura è un campo bello che dà i suoi frutti, diciamo. Cosa vorrai fare in futuro, l'agronomo, l'agricoltore, cosa? Non lo so, penso l'agricoltore, ma anche l'agronomo non sarebbe male. Sono appassionato all'enologia già da piccolino, e quindi voglio intraprendere un percorso da grande da enologo, e ho scelto questa scuola. Quindi ti piace il vino? Sì. Lo bevi anche? In tutti e due i sensi mi piace. Non ho una vera e propria attività di famiglia a livello agricolo, però mi piace comunque passare del tempo in mezzo alla natura, e mi piace quell'ambiente, quindi ho deciso di scegliere questa scuola perché penso che sia la migliore in Abruzzo. E cosa vorrai fare in futuro? Mi interessa molto l'enologia, e comunque anche entrare a far parte del corpo della forestale mi può interessare. Della scuola mi interessa molto il campo biologico, quindi gestione del territorio, e vorrei specializzarmi nel campo zoologico. Allora, spesso dai paesi vanno a scuola nella grande città, invece qui abbiamo un caso inverso, un ragazzo della grande città Pescara, Simone Di Pietro, che viene ad Alanno. Come mai questa scelta? Che fin da piccolo sono stato, insieme allo scoutismo che faccio, a contatto con la natura, e da piccolo mi è sempre stato a me un sogno far parte della forestale, e quindi ho scoperto che dopo questa scuola, facendo un corso, potevo entrarci, quindi per questo motivo sono venuto in questa scuola. Quindi insomma tutela dell'ambiente e amore soprattutto per tutto ciò che ci circonda. Sì. Credo che in fondo l'ambiente in questo periodo si sta trascurando sempre la modernizzazione, industrializzazione, e quindi ci ha perso un po' il significato che era all'origine.